Ciao bambini, sono la maestra Sara. Vi ricordate quando insieme abbiamo letto questo bellissimo libro? Un libro che fa dei suoni. Chi erano i personaggi di questo libro? Vi ricordate? Erano tre pallini di colore diverso, rosso, blu e giallo. Avevano qualcosa di particolare questi pallini? Ve lo ricordate? Facevano dei suoni diversi. Questo era ah, questo era oh, e questo era wow. E ne avevano combinati insieme di tutti i colori. Io oggi volevo con voi creare un quadro, fare un po' gli artisti utilizzando oh, ah. Wow! Volevo fare un quadro con questi tre pallini. Allora, io ho preparato tantissimi oh, ah e wow di tantissime misure diverse. Ho utilizzato questo vasetto, questa candela e questo coperchio. Potete usare quello che avete a casa. Mettete il barattolino sul foil, sul cartoncino colorato, oppure lo colorate voi e fate il contorno con la matita e poi lo ritagliate. Così avete tantissimi oh, ah, wow, di tantissime misure diverse. Ok? Poi prendete un cartoncino. Un foglio colorato, quello che avete. Io l'ho scelto lilla perché mi piaceva lilla, ma potete scegliere quello del colore che vi piace di più. E iniziate a mettere questi pallini dove volete. Io inizio col giallo, lo metto qua. Poi potete anche metterne uno dentro l'altro, prendo il blu e lo metto qui. Poi prendo il rosso grande e lo metto qui. Poi prendo, vediamo cosa prendo. Prendo un giallo medio e lo metto dentro il rosso. Poi prendo un cerchietto blu piccolino e lo metto dentro il giallo. Eccoci qua. Poi vediamo, prendo un blu grande e lo metto qui. Ci metto dentro un rosso medio. Ci metto poi anche un giallo piccolino, ma posso anche non metterlo in centro, eh? Posso anche metterli un po' così, metterli un po' come mi piace. Di più deve venire un quadro bellissimo come ci piace di più, perché siamo noi gli artisti, quindi decidiamo noi come farlo. Eccoci qua. Poi metto questo qui, posso anche non mettere, posso metterli anche da soli senza metterli dentro. Anche così, anche due posso metterne. Come, proprio come ci piace di più. Come preferiamo, così. Poi posso mettere questi tanti piccoli in giro così. Posso mettere questo qui. Posso mettere questo qui, ecco, posso anche metterli uno vicino all'altro, uno metterlo così, proprio come mi piace a me. Poi, quando avete finito e avete posizionato i cerchi dove volete voi, prendete la colla e li attaccate. Mettete la colla sul cerchietto e lo incollate, va bene? Questo è il mio quadro, mi piaceva farlo un po' così. Aspetto di vedere i vostri come sono diventati, eh? Ciao bimbi, fate dei bellissimi quadri, ciao!